primo edificio che è stato costruito fuori del muri, come si dice? Delle mura della sì. città, ok? Dove Afonso Enriquez è accampato, nostro primo re, prima la conquista della città. Giro in tuk-tuk alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città di Lisbona. Alla destra si può guardare l'ascensore di Santa Giusta. Ah. Che... il primo che ha fatto la rinnovazione della chiesa di fronte la cattedrale di Lisbona in stile romanico con il rosone al centro e le due torri campanarie gemelle. Siamo al Miradouro de Santa Lucia, dal quale si gode una splendida vista sul fiume Tago e sui tetti rossi dell'Alfama. Si vedono bene anche la cupola di Santa Egrazia, la chiesa di Santo Estevao, le due torri bianche della chiesa di San Miguel. Raggiungiamo un altro punto panoramico, il Miradouro da Grazia, situato sulla collina di fianco a quella del castello di San Giorgio. La vista su Lisbona è incantevole. Diciamo il mercato dell'artigianato in generale. Nel quartiere di Belém, accanto al fiume Tago, si trova uno degli edifici più rappresentativi dello stile manuelino, il Monastero dos Jerónimos, un'architettura sontuosa di transizione tra il tardo gotico e lo stile rinascimentale, ispirata da re Manuel I. Il monastero ospita le tombe dello stesso re Manuel e famiglia e quelle di altri re che li succedettero, ma anche le tombe di Vasco da Gama e dello scrittore Fernando Pessoa. Una gigantesca caravella in pietra bianca, con le vele spiegate, si staglia nel cielo di Lisbona. È il Monumento alle Scoperte, una scultura monumentale realizzata per commemorare l'epoca d'oro della storia nazionale. Siamo ora a Belém, simbolo della città di Lisbona, voluta da Re Giovanni II, in difesa della foce del fiume Tago, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. Eccola stagliarsi contro il cielo e contro il mare azzurro.
Siamo al mercato da Ribeira, il bellissimo mercato coperto della città di Lisbona. È diventato un noto food court, famoso con il nome di Time Out Market. Oltre 40 stand, severamente selezionati da critici culinari di tutto il mondo, dove potrete assaggiare veramente di tutto. Dal lato pratico è sempre affollatissimo e il rischio è di trovarsi con ciò che si è ordinato senza il posto per sedersi. Di seguito una cena in una taverna tipica, alla scoperta del fado, la musica tradizionale portoghese. Angela, cosa stai mangiando? Allora, questo è un piatto tipico portoghese, baccalà, che qui in Portogallo lo fanno in 400 modi diversi. Questo è il baccalà lagoreiro, sarebbe baccalà con le patate e su una crema, cioè la crema di patate. E tu Nicoletta cosa hai preso? Polpo alla griglia, suvellutata di patate con contorno di patate al forno. Ogni che rosa caída, mesmo depois de colhida, continua a ter perfume. Olha que rosa caída, mesmo depois de colhida, continua a ter perfume. La fama turistica del Barrio Alto è legata alla quantità di bar, pub e localini che sono presenti nel quartiere. I giovani lisbonesi si danno appuntamento qui la sera per bere drinks e chiacchierare con gli amici, saltando da un bar all'altro fino alle prime ore del mattino. Faro a picco sull'oceano e falesie alte più di 100 metri, dove le onde si infrangono con fragore. Lasciata Lisbona, siamo ora a Cabo da Roca, il punto più a ovest dell'Europa continentale, là dove un tempo si pensava finisse il mondo. Parapetti in legno naturale vi permettono di godere delle viste mozzafiato in totale sicurezza. Chi non ha paura può seguire uno dei numerosi itinerari a piedi che si snodano lungo la costa.